stessa cosa. No, non è la stessa cosa, perché lui c'ha i miliardi, quindi è gay. Sui soldi non discuto. Lo sai come sono fatto? Lo so come sei fatto, lo so. Pino Amendola e Peppino Sicchietta nella divertente commedia A Natale divento gay. Un professore di filosofia che confida in uno zio che ha fatto fortuna in America con una catena di pizzerie. Pronto a cedere l'attività al nipote, però ad un'unica condizione: essere celibe, meglio se misogino, ancor più se omosessuale. È così che Peppino sarà costretto a convincere Ercole, Massimiliano Corvo, a fingersi suo compagno, dando vita così a una serie di equivoci e reazioni a catena davvero esilaranti. Con Pino Amendola sul palco del Tirso de Molina fino al 7 gennaio, anche Annalisa Favetti e Claudia Portale, degne interpreti della fortunata commedia scritta e diretta dall'attore partenopeo, giunta al quarto anno di repliche nei teatri capitolini. Una sottesa riflessione farcita di humor sulle diversità e i contrasti della società moderna, che a Natale trovano spazio addirittura tra le pareti di un salotto borghese. La cosa che mi interessa di più è sempre raccontare le diversità. Perché io credo che la diversità sia l'anima del mondo. Ho insegnato a mio figlio che i telefoni squillano perché hanno numeri differenti. Se i numeri fossero tutti uguali non ci sarebbe quello squillo. In questa commedia in particolare mi fa molto felice l'idea che si possa finalmente divertirsi e giocare su un argomento che per tempo è stato tabù. Ognuno di noi è diverso, quindi fino ad oggi mi sono innamorato sempre delle donne, ma... potrebbe anche succedere che invecchiando cambi gusti. Pino Strapioli, protagonista d'eccezione nei panni di un eccezionale professore di gayotica, alle prese con improbabili lezioni di omosessualità. Allievi, nemmeno a dirlo, i protagonisti maschili della pièce, a dar vita a un surreale quadretto di pura comicità. Segno dei tempi che cambiano in una città che riacquista il proprio fascino abbracciando il diverso. Perché si sa, Roma a Natale è bellissima, parola del professor Sicchietta.